Una buona giornata, buona settimana, bentornati in diretta per questa edizione di Mattina 24 Live. In apertura partiamo dalla catastrofica tragedia che si è verificata a Ravanusa, nella provincia di Agrigento. Vedete le immagini dove ieri una esplosione causata forse da una fuoriuscita di gas metano ha provocato una terribile tragedia, praticamente in una condizione non facilissima, una tragedia che ha distrutto in pratica una palazzina, provocando la morte di tre persone. Sotto le macerie ci sono sei dispersi, tra cui un professore in pensione e la moglie, una coppia di sposi che avete appena visto e che possiamo rivedere. È stata esclusa la presenza di eventuali bambini tra le macerie. Va anche ricordato che si tratta di una esplosione che ha danneggiato anche una condizione legata ad edifici che sono parzialmente crollati. Inoltre c'è anche da dire che il governatore siciliano Musumeci ha parlato di una vera tragedia siciliana. Tra l'altro, il capo dello Stato Mattarella ha fatto sentire la sua voce e ha telefonato al sindaco della città in provincia di Agrigento, manifestandogli ovviamente la condivisione piena ed umana della intera Repubblica Italiana. Adesso torniamo ad occuparci dell'emozionante visita che Luca Mazzone, il campione paralimpico di Sydney 2000 e Tokyo 2020, ha effettuato venerdì scorso presso il liceo artistico Sacro Cuore di Cerignola. 2020 è stato protagonista di un incontro emozionante al liceo artistico Sacro Cuore di Cerignola in provincia di Foggia venerdì scorso, diretto dalla preside Giuliana Colucci. Artefici dell'evento le docenti La Dogana e Terenzio, che hanno spiegato ai microfoni di World News 24 come è nata l'iniziativa. Ci siamo confrontati fra diversi profili sportivi e la storia di Luca ci ha emozionato e lasciato senza parole. Grazie alla nostra preside che ha dato il suo senso, abbiamo voluto questa iniziativa e i nostri ragazzi ne sono stati felici. Nella sua visita al liceo, Mazzone non si è sottratto alle domande dei ragazzi e da lui è stato fatto dono di una medaglia di corallo. Sì, avete capito bene, di corallo, realizzata da un ragazzo autistico della seconda B, Rocco Misino, che l'ha donata al campione paralimpico. Con i suoi piccoli capolavori, questo giovane aiuta a capire il suo stato d'animo nella vita di ogni giorno, crederci sempre, arrendersi mai. Il campione paralimpico ha anche visitato i lavori e visto dei ragazzi in occasione dell'Open Day che avrà luogo nei prossimi giorni. Mimmo Siena, World News 24, Liceo Artistico Sacro Cuore, Cerignola, Foggia. Queste dunque le emozioni che ci sono state regalate da Luca Mazzone, ma adesso andiamo anche a sentire l'intervista che abbiamo realizzato con le docenti del Liceo Artistico Sacro Cuore, organizzatrici dell'evento, ossia Tina Ladogana e Giulia Terenzo. Sentiamo che cosa ci hanno detto ai nostri microfoni. Artistico Sacro Cuore di Cerignola, un progetto importante, la presenza di Luca Mazzone. Come è nata questa idea, professoressa? Chi È nata comincia? nel Dipartimento Inclusione inizio anno, a settembre, e appunto cercavamo un personaggio capace di poter essere l'esempio a tutti i ragazzi. Quindi abbiamo pensato a Luca Mazzone, un atleta paralimpico, pluripremiato, insomma, medaglia d'oro. E una vita particolare, contrassegnata da un grande momento di dolore, ma subito dopo si è rialzato in piedi e ha fatto davvero della sua vita un'opera spettacolare. Vero Giulia? Sì, infatti abbiamo deciso di invitare Luca Mazzone proprio perché faccia sia da monito ai nostri studenti, ma anche a noi docenti.
Perché nella vita, nonostante le avversità, non ci si deve arrendere mai. Proprio per questo abbiamo deciso di denominare questo progetto anche così. Perché bisogna credere nelle proprie capacità, nelle proprie possibilità e non arrendersi mai, neanche quando la vita si fa più difficile. Quanto i ragazzi sono stati contenti di ciò? Beh, tanto. Tanto perché, voglio dire, è sempre un atleta della nostra terra che ci ha rappresentato insomma, in maniera egregia. E poi insomma abbiamo raccontato loro quali sono stati i passaggi fondamentali della sua vita. E pensando insomma a questo periodo davvero molto particolare, dove i ragazzi sono stati particolarmente poi provati, sicuramente insomma sarà un esempio da qui a sempre. Tra l'altro abbiamo voluto invitare un personaggio, una personalità di spicco del mondo dello sport, che è uno dei, ovviamente dei settori che può interessare di più ai giovani, però abbiamo voluto ampliare, diciamo, non soffermarci soltanto al calcio, che sembra essere lo sport, diciamo, di rilievo, però... Sì. Grazie professoressa, buon lavoro! Grazie, arrivederci! Bene, queste dunque le dichiarazioni che ci sono state rilasciate da Dina Ladogana e Giulia Terenzo per quanto riguarda questo bellissimo incontro con Luca Mazzone. Andiamo avanti con le altre notizie di questa edizione di Mattina 24 Live. Un interessante progetto per promuovere e sostenere l'ambiente marino verrà presentato a Trani nella BAT domani 14 dicembre presso la sede della locale Lega Navale al Molo Sant'Antuono. All'evento, che ha per titolo Senza mare non so amare, parteciperà il sindaco della città Bottaro, il presidente della Lega Navale Nicola Romanelli ed il CEO di Nunes 1920, Beppe Nunes. Da diversi anni la città della BAT è impegnata in una serie di progetti per difendere la bellezza del mare e soprattutto la sostenibilità ambientale. Adesso andiamo ad occuparci Troia, perché sono state prese in evidenza e sono state aggiunte delle nuove misure restrittive visto l'aumento dei contagi. Sentiamo da Troia Anna Ricciardi, Telecattolica. Dalla mezzanotte tra il 9 e il 10 dicembre a Troia è in vigore un'ordinanza che contiene una serie di misure destinate a frenare e prevenire la diffusione dei contagi. Il sindaco Leonardo Cavalieri ha disposto che sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, saranno sospese tutte le attività ricreative e sportive nei locali comunali, vietate le manifestazioni pubbliche che potrebbero comportare un assembramento, saranno vietati gli assembramenti all'esterno e nei pressi di locali pubblici, la consumazione di bevande e cibi all'esterno, salvo spazi e debitamente autorizzati. L'ordinanza, che sarà valida fino al 9 gennaio, prevede un inasprimento dei controlli e l'applicazione delle sanzioni come previsto dalla normativa in vigore. Le misure sono state rese necessarie per il forte aumento di contagi registrato negli ultimi giorni in città. Questo è dunque il servizio della collega Ricciardi di Telecattolica, che ringraziamo. Prima di andare alla pagina sportiva, che cosa succede? Scusate, eccoci, piccolo problema. Quindi vi dicevo, ringraziamo la collega Ricciardi di Telecattolica che ci ha dato questa informazione. Adesso, prima di andare alla pagina sportiva, ci occupiamo anche di teatro, perché un spettacolo sul bullismo arriva domani in Puglia con il duo composto da Ambra Angiolini e Arianna Scomegna. Il titolo dello spettacolo si chiama Il Nodo. L'evento viene messo in scena anche nell'ambito delle stagioni teatrali dei diversi comuni organizzati in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Oggi e domani la rappresentazione avverrà al Teatro Giordano per quanto riguarda Foggia, e sempre martedì alle 17:30 nella sala vedova del Teatro del Capo Lucodauno le due attrici incontreranno il pubblico. Poi lo spettacolo sarà messo in scena anche nelle città della BAT ed in provincia di Bari.
È anche importante capire questa storia perché è un dialogo tra una mamma e la figlia di un alunno che si è reso protagonista di un episodio di bullismo e bisogna cercare di trovare la verità che è l'unica possibilità a cui ci si può aggrappare in episodi come questi. Eccoci qui per la pagina sportiva di oggi, ovviamente tutta dedicata al calcio. Cominciamo con il campionato di Serie D, la sedicesima giornata. Ancora una volta, visto un nuovo importante successo per l'Audace Cerignola, che ha vinto in casa contro il Rotonda per 3-0 e mantiene la testa della classifica insieme al Francavilla, che ha vinto in trasferta a Matino. Ci facciamo raccontare tutto dal nostro inviato allo stadio Monterisi, Tonino Giancola. Perfetto, allora la legge dell'audace, possiamo definirla così questa domenica, vittoria doveva essere, vittoria è stata, vittoria di misura meritata contro il Rotonda, una bella squadra scesa qui a Monterisi ovviamente per fare la sua partita, però l'audace adesso sa che non può più sbagliare e non ha sbagliato. E caparbiamente, dopo una dormita generale della difesa della Rotonda, si è avventato come un falco, malcore, e questa è la sua arma migliore, quella di mettere in difficoltà le difese avversarie, mettere in difficoltà il proprio uomo, mettere in difficoltà il portiere, perché lui pressa sempre sul portatore di palla nella sua area. Quindi al 31esimo l'Audaci in vantaggio con malcore. E al 42esimo c'è un gran gol da parte di Maltese, un primo tiro respinto sulla linea dal portiere del Rotonda, poi batti e ribatti, è ritornato ancora con caparbietà sulla palla Maltese e ha ribadito la palla in gol. All'undicesimo della ripresa c'è stata la rete di Christian Basile. E allora andiamo a vedere tutto il quadro completo dei risultati maturati nella giornata di ieri. A Caserano non la batte Caserano 6-2, Casertana Sorrento 4-0, Lavello Brindisi 3-1, Nardò San Giorgio 2-1, Amarigliano Bitonto batte Mariglianese 2-0, a Matino Francavilla batte Matino 1-0, Audace Cerignola Rotonda 3-0, Abiceglie Fasano batte Biceglie 4-3, Gravina Molfetta 0-0 ed Altamura Nocerina 2-0. Una classifica che dice Audace Cerignola Francavilla quota 34, Bitonto 31, Casertana 29 e poi Lavello, Masano, Nocerina e Lavella quota 27 e poi Gravina a quota 26. Abbiamo il tempo prima di chiudere di parlare anche del campionato di Serie A perché ieri c'è stata ancora una volta una svolta per quanto concerne la lotta per lo scudetto e l'Inter, la nuova capolista del torneo. Infatti i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto il Cagliari con il punteggio di 4-0 con le firme di Lautaro Martinez, Sanchez, Çalhanoğlu e ancora Lautaro Martinez, autore di una doppietta, e hanno approfittato anche della sconfitta subita dal Napoli al Maradona contro l'Empoli per una rete a zero. E va a sensazione anche la sconfitta della Lazio al Maffei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo che si porta a casa un altro importante risultato e mantiene sempre ferma la condizione di rimanere tra le rivelazioni più belle di questo torneo. Allora andiamo a rivelare tutti i risultati della giornata, almeno di questo fine settimana, che ha contemplato venerdì a Genova, Sampdoria batte Genova 3-1 e poi sabato Fiorentina Salernitana 4-0, Venezia Juventus ed Udinese Milan 1-1, ieri Torino Bologna 2-1, a Verona Atalanta batte Verona 2-1, a Napoli Empoli batte Napoli 1-0, Sassuolo Lazio 2-1, Inter Cagliari 4-0. Il turno si completerà questa sera con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Spezia ed andiamo a vedere anche la classifica in questo momento aggiornata. Vedete come è cambiata nel giro praticamente di tre giornate. Inter 40 punti, Milan 39, Atalanta 37, quindi si piazza al terzo posto e supera il Napoli a quota 36. Per quanto riguarda la lotta per l'Europa,
Europa, sono in lizza Fiorentina con 30 punti, Juventus 28 e a sorpresa anche l'Empoli a quota 26. Bene, è tutto per quanto concerne questa edizione di Mattina 24 Live. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo alle 12.45 con Sport 24 Live del lunedì. Vi ringraziamo per averci seguito e complici anche questa bella giornata di sole che è tornata finalmente. Vi auguriamo una buona settimana.